iniziativa nasce come risposta a tante domande che abbiamo ricevuto in queste giornate così difficili. È emerso dal territorio, ma non solo, un desiderio profondo di aggregazione, ma non solo. Il territorio, le diocesi, le persone, le famiglie ci hanno chiesto e ci hanno evidenziato il senso di appartenenza. C'è un'appartenenza profonda che non viene meno, c'è un'appartenenza che ci rende comunità, comunità di fede. Il filo della fede in queste giornate non è spezzato, è messo alla prova sì, ma è sicuramente fortificato. E il senso di questo progetto vuole essere proprio questo. Noi non siamo separati, anche se ognuno è nella propria casa, è unito da un senso profondo di fede e questa fede si fa anche condivisione, dono, e il progetto è proprio questo. Il sito veicola innanzitutto le notizie che riguardano la Conferenza Episcopale Italiana. Nella prima sezione infatti sono messi a disposizione i comunicati ufficiali di queste giornate. Poi c'è un'ampia condivisione, devo dire molto viva e vivificante anche, da parte delle diocesi. Sono i comunicati delle diocesi, sono le iniziative che le diverse chiese locali stanno mettendo in piedi, stanno dando gambe a tanti progetti, a tanti pensieri. C'è poi la condivisione da parte di video, ci sono tantissime clip che testimoniano anche la voglia dei pastori di rendersi vicini alla propria gente. E ci sono delle catechesi in video, ma non solo, c'è anche un'offerta ampia di sussidi. I sussidi sono rivolti a tutti, alle famiglie, molto presto ci saranno dei sussidi rivolti anche ai bambini, ci saranno dei sussidi rivolti ai ragazzi, ma sono pensati ad ampio raggio. I sussidi sono anche questo desiderio di vivere la fede in una dimensione domestica e allora lì riscopriamo la famiglia come chiesa domestica. Il nome dell'iniziativa, Chi ci separerà, indica anche la certezza della fede. Noi viviamo in una prospettiva orientati verso la Pasqua. La speranza cristiana è messa alla prova continuamente da prove, da difficoltà, ma non è un senso di resa quello che noi viviamo. Noi viviamo in una dimensione che ci porta a immaginare quell'oltre. E l'oltre della contingenza, dell'emergenza di questo momento presente si vivifica attraverso questa speranza che ci dà la certezza che siamo uniti. La fede, come ci ripete Papa Francesco, è un dono e noi attraverso questo dono e con questo dono ci sentiamo parte di una comunità ampia.